Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio sesto tutorial di Fruity Loop Studio 12. In questa lezione ormai abbiamo visto il piano roll, il channel rack, il mixer, lo step sequencer, le playlist. Adesso andiamo a vedere qualche funzionalità un po' più particolare del programma che ci tornerà poi molto utile nella fase di creazione. Adesso parleremo in questo episodio di automazioni. Che cosa sono le automazioni? Andiamo a vedere. Aggiungiamo un silent 1 e andiamo a vedere come funziona un'automazione. Allora, prendiamo ad esempio un qualsiasi LED. Sentiamo. Ok, perfetto. Chiudiamo un po' lo zoom. Ok, abbiamo scritto una sequenza di LED e adesso vogliamo far funzionare un'automazione insieme a questa sequenza. L'automazione ve l'ho già presentata nell'Automake Progressive House sulle melodie di KSHMR. Che cosa consiste un'automazione? Andiamo a sentire questo suono e andiamo a sviluppare la nostra automazione a mano. Andiamo qui sul cutoff. Ok, questo effetto di apertura del filtro, del controllo del filtro tramite il cutoff, è molto utilizzata nella produzione di musica, progressive house, dance e in generale, nella scena dell'EDM. Adesso, questa manovra fattibile a mano o meno va automata all'interno della traccia. Che cosa facciamo? Clicchiamo all'interno della playlist e scriviamo la nostra pattern, ripetuta ad esempio 4 volte. Andiamo a toccare questo controllo, cutoff, muovetelo un po' come più vi piace. Una volta toccato, il programma avrà registrato che l'ultimo comando toccato all'interno del VST da voi tramite il mouse è la leva del cutoff. Andiamo a cliccare Tools, Last Tweaked, eccolo qua, Silent 1, 64 bit, Filter Control, Cutoff, e clicchiamo Create Automation Clip. Come vi dicevo nel tutorial precedente, l'automazione collegata ad un suono sarebbe bene tenerla nella costruzione della traccia sotto al suono stesso, per poi non andarci a impicciare, incasinare le idee in fase di mixing e di mastering. Quindi che facciamo? Prendiamo la pattern 1, tasto destro qui sopra, diamo rename e color, scriviamo LED, clicchiamo colore rosso ad esempio e diamo invio. Poi diamo autoname. Si chiamerà LED col colore rosso. Clicchiamo qui, andiamo su Automation, qui tasto destro, Rename Color and Icon. Clicchiamo sempre lo stesso rosso, possiamo lasciare anche questo nome. Diamo tasto destro, Autoname, tasto destro, Group with Above Track. Ecco qua. Questa traccia è stata unita, come vedete, questo spaziettino qui al lato. Vedete, posso chiudere tutto quanto. E qui sotto questa sarà la mia traccia di automazione. Riapriamo il tutto e andiamo a disegnare la nostra traccia di automazione. Allora, sentiamo prima come suona così singolarmente. Ok, suona come suonava con il cutoff chiuso e questo non si è mosso di una virgola. Adesso, che cosa andiamo a fare?
Scriviamo ad esempio che vogliamo che il cutoff tasto destro per creare questo nuovo pallino all'interno direttamente della nostra automazione e qui vediamo già questo tratto come suona. Vedete il cutoff che aumenta e poi ridiscende. Questo era un esempio, è opportuno che questa automazione, questa apertura del cutoff sia molto 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 più progressiva e più calma. Guardate come andiamo a sviluppare più o meno l'idea del nostro cutoff. Cancelliamo questo punto, tasto destro, delete, clicchiamo tasto destro e fino qui sappiamo che il nostro cutoff non si dovrà muovere. Poi andiamo a spostare questo punto verso su, sempre tenendo premuto con il tasto sinistro. Tenendo premuto qui al centro su questo pallino con il tasto sinistro, andiamo a curvare la nostra curva o ad alzarla. Meglio curva così, a me piace di più. Scriviamo altre due LED, allarghiamo tutto con il tasto sinistro e gli diciamo che fino qui dovrà comportarsi come un cutoff tutto aperto, tasto destro, un nuovo pallino e qui dovrà ridiscendere. Andiamo a sentire. Semplice semplice, il compito è semplicissimo. Il programma, dopo aver scritto questa traccia, lavorerà come abbiamo impostato questa curva. Adesso, da questa spunta qui, andiamo a trascinare in su, assegniamo il secondo canale del nostro mixer al silent, apriamo il mixer, mettiamo all'interno dello slot 1 del nostro mixer il nostro kickstart che ci serve per fare il sidechaining che spiegheremo in un'altra lezione a parte poiché il sidechaining è una delle tecniche più importanti all'interno della produzione musicale ma qualsiasi programma voi qualsiasi DAW stiate utilizzando il sidechain va sempre fatto Ableton, Fruity Loop Studio 12, Reason, Cubase, Nuendo, va sempre fatto il sidechain, almeno in questo genere musicale qui. Adesso facciamo lo stesso identico procedimento che abbiamo fatto nel Silent 1 per andare a fare un'automazione del volume di mixing, poiché non vogliamo che il sidechain sia acceso e mixato al 100% con la nostra traccia dove il suono ancora non è aperto, ovvero qui, perché sentite come suona. È già un suono asciutto di suo. Se mettiamo anche il sidechain, diventa una catastrofe, non si sente più niente. Quindi, che facciamo? Apriamo il nostro kickstart, muoviamo la manopola di cui ci interessa fare l'automazione. In questo caso, io la porto al volume minimo, così nel momento in cui l'automazione verrà creata a volume 0. Andiamo a vedere. Tools, Last Tweaked, eccolo qua, Kickstart Insert 2 Mix, esattamente la manopola che ho toccato, Create Automation Clip. Facciamo tasto destro, Rename Color, diamo sempre lo stesso colore, tasto destro, ok, eccoci qua, e diamo Group with Above Track, Autoname, ok. Se vogliamo diamo un altro colore alla traccia, ovviamente, invio e diamo tasto destro, Autoname, e ecco qua che è tutto rosso. Allora, a me interessa aprire il kickstart di botto tutto insieme nel momento in cui il filtro è totalmente aperto. Quindi, tasto destro qui e creo un primo puntino. Tasto destro qui e creo un secondo puntino e lo trascino indietro e lo metto esattamente in questo punto. Il mix passerà da volume 0 a volume 100%. Trascino in su il pallino e allungo la mia automazione fino al livello finale del LED. Da qui in poi che il filtro scende. Il sidechain non mi interessa più, quindi do tasto destro come fatto prima, tiro giù questo, porto questo al minimo, allungo poco poco la mia barra e creo un altro puntino che poi si andrà a ricollegare quando la traccia rinizia a questo punto qui. Andiamo a sentire e andiamo a vedere soprattutto quello che succede sul kickstart. Chiamo kickstart qui, chiudiamo il mixer e via. Thank you.
Ecco qua che il gioco è presto fatto. Ovviamente il suono non è dei migliori perché questo è solo un esempio, un tutorial per farvi vedere, per illustrarvi come dimostrazione come le varie automazioni funzionano. Ovviamente se io ripenserò a metà traccia che questo Kickstart non va bene come è fatto o voglio inserire un altro tipo di automazione o voglio spostare i suoni, farò tasto destro, Group with About Track, toglierò. Darò questo, cancello la traccia, do autoname e tutto torna come era prima, a posto. Se vorrò ridividere questa traccia semplicemente mantenendo comunque questa configurazione, anche qui, group with above track, via, tiro giù, poi do autoname e tutto sarà tornato come prima. Adesso qual è un consiglio che io do? È molto 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 facile sbagliare nella scrittura di note all'interno del canale che è dedicato all'automazione, quindi ogni volta che finisco di creare un'automazione do tasto destro e do lock to content, in modo che se io avessi selezionato LED e non la mia automazione, qui clicco, qui clicco, qui clicco, ma punk! Qua appena clicco compare comunque l'automazione al di là di quello che ho selezionato e evito di sbagliarmi. Lo stesso discorso in teoria quando sono presenti una traccia e un'automazione vicine fra loro. È importante farlo per bloccare il contenuto anche dei LED, synth, percussioni o quello che sia. In modo che non vi sbagliate a scrivere e soprattutto scrivendo fate attenzione a non spostare questi pallini. Adesso sono, diciamo, in una configurazione semplice e veloce. Quando stiamo scrivendo una traccia che il nostro cutoff dovrà muoversi in più punti, dovrà essere tagliare precisamente la frequenza in quell'esatto punto, dopo che avrete, come vi faccio vedere adesso, zoomato, 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 selezionato tutti i piccoli puntini selezionati come meglio preferite, se sposterete poi un punto che avete selezionato in precedenza dopo magari mezz'ora di lavoro, il che non è molto piacevole, insomma, non è il massimo. Ragazzi, queste sono le automazioni, la tecnica è sempre la stessa per qualsiasi cosa voi vogliate andare ad automare. Se io sposto il tempo qua, ok, tools, last tweaked tempo, e quindi darò create automation clip e sposterò la mia automazione come credo e guardate un po', il tempo si sta muovendo. E abbiamo creato una automazione del tempo. Se insieme a questa io vorrò andare a creare con quello che trovate qui, vedete queste leve, questo, basta dare tasto destro, create automation clip oppure muovete tools, last tweaked e create automation clip. Adesso oltre a questo voglio creare ad esempio un'automazione del pitch della canzone, tasto destro, create automation clip e papam, pitch compare qui. Ecco qua, aumentiamo il pitch in questo punto, nuovo punticino e via. E sale tutto, tempo, pitch e canzone e cutoff. Questa è una tecnica molto utile quando fate delle build-up a cui procederà poi uno stacco all'inizio della parte centrale della canzone. Come sempre spero di essere stato il più chiaro possibile, se avete delle domande di qualsiasi tipo, non di cucina, ovviamente lasciate un commentino qua sotto, anzi pure di cucina, non ci sono grandi problemi, scriviamo anche una ricetta al volo, senza troppe problematiche. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollicione in su, se questo video non vi è piaciuto lasciate un pollicione in giù, tanto basta girare lo schermo al contrario e il pollicione va su comunque, e quindi lato positivo della vita. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video di tutorial su FL Studio 12.